Fine primo tempo fra Sparta e Virtus Napoli. Il risultato che viene in vantaggio di Sparta per 2-0. Vittoria per il momento per il primo tempo per voi, cosa mi dici? Prima di tutto c'è tutto il secondo tempo da giocare ancora e quindi ancora lunga. Per il momento bene, la squadra che corre, quindi stiamo correndo parecchio per lui, però va bene così, si può portare a casa il risultato tranquillamente. Speriamo ovviamente. Va benissimo, in bocca al lupo. Grazie, credo. Primo tempo che mi viene in svantaggio di 2-0. Non state giocando tanto bene e gli avversari mi stanno mettendo alle corde. Sì, abbiamo iniziato il primo tempo scarichi, abbiamo preso questi due gol subito all'inizio e questo forse ci ha demoralizzato un po'. Però adesso cercheremo il secondo tempo di impegnarci e ribaltare i risultati. Cosa potete migliorare nel secondo tempo? Dobbiamo giocare palla a terra, prima cosa. Va benissimo, in bocca al lupo. Ciao SK, siamo qui, una delle nostre strutture più belle del pianeta calcio, ci siamo, una partita incredibile, Virtus Neapolis contro Sparta, Sparta alla mia sinistra, Virtus Neapolis alla mia destra, incredibile 3-2 per la Virtus Neapoli, un recupero incredibile da 2-0, vero 2-0, 2-1, 2 pari, 3-2, ma cominciamo con la squadra che purtroppo è uscita sconfitta questa sera, Sparta. Allora, una partita maschia, una partita dura, una partita dove i spintoni e le scivolate non sono mancati, una partita davvero bella, una delle prime volte che davvero ci appassioniamo anche noi sopra gli spalti per una partita del genere. Cosa è mancato a voi per chiudere la partita? Perché sul 2-1 avete avuto varie occasioni per passare, per raddoppiare, ma nulla da fare e dovevano recuperare. Cosa è mancato? Diciamo che sul 2-0 e poi 2-1 non siamo stati abbastanza cinici a chiudere la partita, perché abbiamo avuto 4-5 occasioni davanti al portiere e poi abbiamo sprecato molto. C'è stata quell'occasione sul calcio d'angolo, un'autorete che quindi ha riaperto la partita, perché sennò poteva finire anche sul 2-0, riaprendo la partita poi dopo squadre alte, quindi si giocava sui lanci e infatti sul 2-0 io ho visto da parte vostra una sicurezza, ma anche in fase offensiva, come tenevate bene palla, sì, sì, facevate salire gli uomini, non sembrava, cioè non, nessuno poteva immaginarsi un risultato del genere. Cosa è mancato da, più in difesa o più in attacco? No, qualche disattenzione in perché difesa. Perché centrocampo l'ho visto solito. Centrocampo solito, qualche disattenzione in difesa che alla fine l'abbiamo pagata, perché poi il secondo tempo sono stati quei 3-4 tiri da parte loro che 3-4 tiri hanno fatto per tutto, quindi qualche disattenzione dietro, vabbè, ci serve l'esperienza. Comunque sei fiducioso per il proseguo del campionato. Sì, tranquillamente. Perfetto, grazie mille, è stato gentilissimo. Complimenti a loro. Campo. Fa anche complimenti. Ci siamo con la Virtus Neapoli. Partita, come ho detto, nervosissima, soprattutto tu eri molto agitato, diciamo, non solo con gli avversari come noi tu, ma ci sta, che comunque una partita così importante voi tu ci tenevi così tanto. Io ci tenevo tanto perché abbiamo iniziato con un passo falso perdendo contro i ragazzi più in campo, non mi ricordo nemmeno il nome. Gli All Blacks, sì. E quindi cercavamo di risalire e puntando poi alla vittoria. Abbiamo creduto fino alla fine, ci siamo riusciti con molta caparbietà, come dicevi anche con nervosismo, ma io cerco sempre di spronare. Nervosismo pulito però alla fine, sì. No? Nervosismo sì, di sì, quella. Sì. Perché io cerco di spronare, cattivi, diciamo. Sì, ma infatti io cerco di spronare i miei ragazzi, perché comunque sono tutti ragazzi di 18-19 anni, sono tutti ragazzi piccolissimi, ma con grande voglia e con grande talento. Oltre a ringraziare il tuo portiere con un lancio d'acqua mi ha fatto il bagno. Non era il mio portiere, era il portiere della squadra avversaria. Il portiere della squadra avversaria, sì, ha fatto il bagno. E cosa è successo? Ci racconti un po' questo episodio? Niente, nel finale di partita loro non si aspettavano che noi potessimo reagire e potessimo andare poi anche in vantaggio sul 3-2. Si sono innervositi, hanno iniziato a fare falli cattivi, uno su di me, uno sul 99, sul Reale che ha fatto anche il 2-2. E nel finale di partita il numero 5 della squadra avversaria è andato con un faccia a faccia vicino al mio compagno di squadra e io l'ho accompagnato fuori dicendo soltanto sali le scale e finito la partita. Il portiere della squadra avversaria si è totalmente infuocato, non so. Vabbè, cosa routine, voleva fuori. Insomma, quello succede spesso, sì, ma infatti, tutti i campi di calcio Serie A, quindi infatti. Ma in guarda io cercavo soltanto di stemperare gli animi, ma non per altro, perché comunque la partita era finita, tutto lì. Vabbè, comunque diciamo che ci sei riuscito. Sì. Diciamo che ci sei riuscito. Ti voglio dare la medaglia del mio rincampo. Grazie, ragazzi. L'ultima domanda è la seguente. A chi la dedichi questa medaglia? Io la dedico a tutti. Portiere della squadra avversaria. No, io la dedico a portiere della mia squadra e a tutti i ragazzi che hanno lottato fino alla fine. Sono dei grandi. Io non sono nessuno a confronto loro. No, ti ringrazio, sei un grande, grazie mille a te, complimenti, grazie mille. Ciao ragazzi. Saluto il pubblico. Ciao ragazzi, un bacio a tutti. Da SK, da Mepifuso è tutto, a presto.